Bentornati ragazzi in un nuovo episodio di Crypto News, ma non perdiamo tempo, andiamo subito a vedere quali siano le notizie più importanti delle ultime ore. La crisi all'interno del mondo cripto non accenna a diminuire, infatti insieme a tutti gli eventi negativi che stanno toccando praticamente tutto il mondo e tutti i mercati finanziari, le cripto non se la stanno passando benissimo. Infatti dopo tutto il casino con FTX e Alameda Research, oggi purtroppo dobbiamo anche parlare di BlockFi, una delle principali piattaforme di gestione patrimoniale cripto che offriva ai propri utenti la possibilità di guadagnare degli interessi sul capitale depositato. Insomma, un vero e proprio disastro perché a quanto pare BlockFi sta realizzando dei licenziamenti di massa e sta anche firmando, anche lei purtroppo, la bancarotta ufficiale. In tutto questo lasciando anche un bel debito di più di $1 miliardo ai suoi creditori principali, diciamocelo però, sebbene sia un'ulteriore notizia negativa per il mercato, non è che questa abbia poi avuto un impatto esagerato sui prezzi in generale. E questo probabilmente perché questa notizia era già, diciamo, nell'aria, era un qualcosa che si sapeva che potesse capitare, quindi tutti noi sapevamo che prima o poi questo purtroppo sarebbe accaduto. In altre news si torna a parlare di FTX e Alameda, perché? Perché ci sarebbero in ballo $643 milioni in SOL in mano dei liquidatori. Solana Compass, che è una piattaforma dedicata per, insomma, tenere traccia delle monete, dei token dentro la rete di Solana, afferma che $milioni in SOL sono ora tra le mani di liquidatori di Alameda Research, che ricordiamo di proprietà del nostro bellissimo e carissimo Sam. Il buono di tutto questo è che la maggior parte di queste cripto sono bloccate in staking fino al 2025, tantissime altre saranno invece congelate fino alla fine del processo di bancarotta, che potrebbe praticamente durare anni. La cosa brutta è che un giorno, prima o poi, queste monete saranno liquidate e non sappiamo quando sarà effettivamente questo momento. Però sicuramente una vendita di massa sarebbe letale, probabilmente la fine di Solana, sempre che questa non sia già la fine. Come sempre ragazzi staremo a vedere, io cercherò di tenervi sempre informati, ma ora andiamo avanti. Un'altra bellissima notizia, ovviamente negativa, è la seguente. Sembrerebbe che il costo di produzione di Bitcoin supererebbe le ricompense. Questo vuol dire che per la maggior parte dei miners minare un BTC costa più di $16,000. Infatti è da novembre del 2021 che stiamo navigando in una discesa che per il momento sembrerebbe che non abbia intenzione di fermarsi. Passando dai $69,000 dell'all time high, vi ricordate che bello quando si gridava ai 100k eccetera, fino ai 16.000 circa di adesso. Se a tutto questo andiamo ad aggiungere il costo dell'energia che continua ad aumentare, beh, capite bene che i miner sono sicuramente in una situazione di difficoltà. Il problema di base è il rendimento di breve periodo per pagare, per far fronte a tutti i costi che sappiamo comporta un'attività del genere, ne abbiamo parlato veramente tantissime volte. I miner sembra che stiano perdendo il 5% del proprio capitale per ogni BTC prodotto e inoltre sembra che stiano vendendo ad un ritmo più rapido e aggressivo, dei dati veramente preoccupanti, ma che in un certo senso potrebbero anche farci capire che il bottom non è poi così lontano. Attenzione però che non tutte le notizie sono brutte. Fidelity, multinazionale statunitense, colosso dei servizi finanziari, sbarca sulle cripto. Per chi non li conoscesse, Fidelity è veramente molto popolare negli USA. Il fatto che abbiano aperto un servizio dedicato alle cripto anche in un momento del genere è veramente un bel segnale. Il servizio si chiama Fidelity Crypto e permetterà ai piccoli investitori di comprare criptovalute con un dollaro minimo di investimento. Pensate che si potranno addirittura comprare BTC ed Ethereum senza alcun tipo di commissione. Probabilmente la maggior parte di noi non investirebbe in cripto attraverso un servizio del genere, però per tutte le persone meno esperte o che comunque hanno bisogno di affidarsi a un servizio così conosciuto, può sicuramente essere una cosa molto ma molto positiva. Considerando inoltre la grandezza di Fidelity negli USA, farà molto probabilmente aumentare quella che è la fiducia di alcuni dei più critici o comunque dei più paurosi. Potremmo quindi avere un'interessante quantità di nuovi piccoli cripto investitori, specialmente dopo quello che è successo con FTX, dove tantissimi di noi purtroppo hanno perso fiducia negli exchange centralizzati.
Un'altra notizia interessante è quella relativa al Texas. Sembrerebbe infatti che il Texas voglia convertirsi nel nuovo centro di Bitcoin. Il governatore del Texas, che tra l'altro possiede il secondo territorio più grande di tutti gli Stati Uniti, ha annunciato che faranno tutto il possibile per convertirsi nel nuovo centro delle cripto, lanciando un invito alle imprese di andarsi ad installare sul territorio, promettendo e offrendo regole, ricompense e legittimità. Il governatore continua dicendo che farà tutto il possibile per rendere il Texas un territorio sempre più pro blockchain e Bitcoin, in modo tale da creare sempre più nuove opportunità di business innovative e disruptive. Affermando inoltre che, come in realtà sappiamo benissimo anche noi, moltissimi altri stati non sono assolutamente al passo con tutto questo e che anzi sono carenti e che dovrebbero insomma risollevarsi e adeguarsi. Le balene vendono e i gamberetti accumulano. I cosiddetti shrimps sono tutte quelle persone che possiedono meno di un BTC ciascuno. E sembra che questi abbiano aggiunto 96.000 BTC alle proprie riserve da quando è iniziato il collasso di FTX. Secondo un'analisi sempre di Glassnode, questi possiedono ad ora 1,21 milioni di BTC, che equivalgono praticamente al 6,3% dell'offerta totale in circolazione. Abbiamo però un'altra categoria, questa volta chiamata crabs, granchi. I granchi hanno approfittato di questa situazione e hanno iniziato ad accumulare pesantemente da questo novembre. I crabs sono tutti coloro che possiedono da 1 a 10 BTC, i quali anche loro hanno aumentato notevolmente le proprie posizioni, un aumento di più di 190.000 BTC negli ultimi 30 giorni. Le balene invece, che sono quelle che possiedono più di 1000 BTC ciascuna, sono proprio quelle che hanno inviato circa 6.500 BTC agli exchange negli ultimi 30 giorni. Che, ragazzi, è una cifra in realtà veramente irrisoria se teniamo a mente quelli che sono i loro numeri. Parliamo infatti qui di 6 milioni di BTC. Secondo me, ragazzi, questa cosa è una cosa molto ma molto interessante, vedere come gli investitori siano sempre più educati a quello che è il mercato delle criptovalute. È una notizia positiva da analizzare, sicuramente un buonissimo segnale nel lungo periodo. Parliamo ora di Dogecoin, una delle meme coin preferite del mondo cripto. La cripto infatti ha avuto un aumento che ha superato il 20% in questi ultimi 7 giorni. Perché? Perché si vocifera da tempo che potrebbe essere introdotta all'interno di Twitter dal suo fan numero 1, Elon Musk. Secondo alcune persone, infatti, Doge potrebbe essere integrata all'interno della piattaforma come un nuovo sistema di pagamenti, qualcosa che darebbe effettivamente un'utilità alla cripto, visto che milioni di persone potrebbero iniziare ad utilizzarla per pagare prodotti o servizi in maniera molto rapida ed economica. Mi raccomando, tutto questo deve essere ancora confermato, anche se pochi giorni fa Musk ha condiviso delle slide dove Twitter viene ribattezzato Twitter 2.0 e dove si possono notare anche alcune delle novità che arriveranno sulla piattaforma, tra le quali spunta un piccolo spazio bianco dedicato ai pagamenti. Non ha rivelato praticamente nulla, come solito fare, ma tutti sono felici di pensare e speculare che le cripto vadano a formare una gran fetta di questi nuovi servizi, in particolare Dogecoin. È un'altra trovata per attirare l'attenzione? Molto probabilmente sì, ma non è neanche del tutto impossibile che questo accada per davvero. Bene ragazzi, anche oggi mi fermo qui, grazie mille per essere stati con me, vi ricordo di lasciare un bel like e di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e noi ci vediamo presto, ma molto presto, con un nuovo video.